Si riapre il dibattito sulla dogana di Avellino, l'affidamento del progetto di restauro all'architetto Fuxas voluto dall'amministrazione è stato oggetto della Commissione Cultura del Comune, riunione che ha messo in evidenza una serie di problemi, primo tra tutti il futuro dello storico palazzo del centro storico. Avellino non ha bisogno dell'ennesimo centro servizi per i giovani, sottolinea il presidente Cipriano. La minoranza consigliare chiede che l'Archistar internazionale si confronti sul progetto con tutta la città in un laboratorio partecipato. L'idea di Cipriano, dal canto suo, è di realizzare nella dogana un piccolo teatro. Dopo tanti mesi di blocco si è rinsediata una delle commissioni al Comune di Avellino e abbiamo ritenuto di partire proprio dal monumento che vedete alle mie spalle, che è il monumento più importante nella storia della città di Avellino. Il sindaco ha avuto, devo dire, una buona intuizione a coinvolgere un archistar di fama internazionale come Fuxas. Abbiamo ritenuto di confrontarci ieri con i dirigenti, con l'amministrazione, per capire un po' il progetto realmente, al di là delle chiacchiere, a che punto sta. Emergono degli elementi di criticità. Il primo è legato anche all'affidamento allo stesso Fuxas. L'amministrazione sostiene che la procedura sia regolare. Nelle opposizioni permane qualche dubbio, ma a questo punto saranno gli organi preposti al controllo a sciogliere ogni nodo. Il secondo è legato al cronoprogramma. Carte alla mano, questo progetto andrebbe realizzato e rendicontato da qui a un anno, e chiaramente è impossibile, quindi c'è un tema su come richiedere una proroga per non perdere i finanziamenti. E il terzo grande tema che abbiamo sollevato e che secondo me rimane il vero bubbone, se vogliamo, nella storia della dogana è il futuro. Quale sarà l'utilizzo di questo edificio? Che cosa si farà nella dogana? Qual è il progetto? Ecco, su questo l'amministrazione, devo dire, che è ancora silente, trasmette a Fuxas un progetto molto generico che parla di un centro servizi per i giovani. Noi riteniamo che si stia commettendo un errore grave e che vada fermato in questa fase. Avellino non ha bisogno di un centro servizi, che è una roba oggettivamente incomprensibile. A pochi metri da dove siamo adesso c'è il Teatro Gesualdo, c'è il Victor Hugo, c'è la Camera di Commercio, c'è il Palazzo Vescovile, c'è il Circolo della Stampa, cioè tutte strutture che hanno già delle sale convegni più o meno grandi. Quindi che senso ha fare della dogana l'ennesima sala per convegni o centro servizi generici? Quindi noi abbiamo posto l'attenzione sull'esigenza di avere un progetto chiaro, di dare a Fuxas un mandato chiaro, di dire all'Archistar: noi qui vogliamo fare uno spazio che serva a questo, con una funzione specifica, e poi sperare di avere dal grande nome dell'architettura internazionale un progetto che possa essere utile. Qual è la vostra proposta, Cipriano, per il futuro della dogana? Cosa dovrebbe diventare? Allora, noi intanto abbiamo suggerito un metodo ieri, e cioè il nostro grido d'allarme è il progetto non sia calato dall'alto, non arrivi estraneo alla realtà e al contesto avellinese. Quindi ieri con i consiglieri Picariello e Iannuzzi abbiamo stabilito all'amministrazione un metodo, ovvero di creare un piccolo e veloce laboratorio partecipato, in modo che chiunque ha sul dossier Dogana una proposta, un contenuto, uno studio, un'idea, un'istanza, possa tramite l'amministrazione farle pervenire a Fuxas. Quindi questo è il primo passaggio. Aspettiamo di capire se l'amministrazione accetterà o meno questa proposta. Personalmente rimango dell'idea che la dogana non possa essere un luogo indefinito, ha bisogno di una connotazione particolare. Io da anni sostengo l'idea, la validità della realizzazione di un piccolo teatro nella dogana, un teatro da gestire in tandem con il Gesualdo quando e se riaprirà. Un teatro da dedicare chiaramente ad attività differenti rispetto a quelle a cui è dedicato il Gesualdo, quindi penso agli spettacoli per le scuole, penso a progetti legati alla sperimentazione musicale, penso alle compagnie teatrali e artistiche del territorio che hanno difficoltà ad esibirsi in un teatro gigante come il Gesualdo, penso quindi a un palcoscenico vivo, aperto, dedicato anche ai giovani, ma che sia appunto riconoscibile dalla collettività.